Cari quaddisti, buonasera. Asti, prima prova dell'italiano. Team Quaddi, omologatore e produttore Quaddi. Una grossa novità, la presentazione. Vediamo Grande Ventura, un personaggio che ha fatto i Quaddi in Italia. Ricordiamo, da quant'è che... Dal 90... 85. E la Madonna. Me lo chiedi, io sono costretto a dirtelo. 85 è veramente pesante. È veramente... Tanti anni. Sì, veramente tanti anni. Ho dovuto aspettare un po' di tempo finché questo sport emergesse, però adesso ci siamo. Sei un grande, Ventura, veramente. E l'azienda Quaddi, con il nostro Ventura, ha proposto per la categoria QX3 un'innovazione incredibile, cioè la produzione di un mezzo studiato ingegneristicamente per le gare. Quindi non si tratta del classico 250 o 350 prodotto assolutamente non dalle case madri, non per correre in pista, ma l'utilizzare un prodotto che nasce come 450, immettendo tecnicamente un pistone più piccolo, quindi è come se si allungasse la corsa, creando un corsa lungo, un mezzo adatto per le gare, che consente ai piloti di crescere e di imparare a guidare sulla ciclistica, di quello che saranno poi i mezzi che dovranno dominare nella categoria regina 450 e oltre nella QX1. Ventura, a te la parola, sei l'artefice di questo splendido prodotto che si stava cercando da 2 anni, cioè il riuscire a dare ai ragazzini un mezzo non pericoloso, ma un mezzo che veramente potesse insegnargli a guidare e che avesse le capacità di reggere un circuito di quad cross. Come è nata questa idea? In effetti c'è sempre stato in questi ultimi 2 anni questa esigenza di avere un mezzo adatto a questi ragazzini che crescono e con i mezzi che abbiamo attualmente in commercio non sono più adatti ad affrontare percorsi impegnativi come quelli del nostro campionato italiano. E allora appunto il regolamento non permette il discorso di utilizzare dei prototipi come si è fatto appunto un paio di anni fa, che sono apparsi 3 o 4 prototipi. Volevano un mezzo che sia reperibile sul mercato, di facile reperibilità sul mercato. E allora appunto è nato anche da questo nuovo modello che è uscito, di questo 450 che noi omologhiamo per il mercato francese, che ha un costo di acquisto di 6.500 euro. Quindi bassissimo. E allora una buona base di partenza. E allora su questo veicolo qua abbiamo sviluppato quest'inverno, perché è stato proprio una cosa, che un prodotto che è iniziato a essere in commercio a gennaio, abbiamo sviluppato appunto una cilindrata 350. Abbiamo fatto appunto le nostre prove tecniche, così, e poi l'abbiamo messo effettivamente in pista 10 giorni fa, con un grande risultato. In effetti è venuto fuori un mezzo che ciclisticamente il cliente può comprare qualsiasi tipo di modifica, perché è la stessa che utilizza il 450, cioè di facile reperibilità, quindi sospensioni, arms, cerchi, assali, tutto quanto, tutto normalmente in commercio, e con un'erogazione di motore dolce tipica del corsa lunga, tipico del corsa lunga, con una potenza discreta, perché anche oggi abbiamo visto che ci sono stati dei mezzi con dei motori 250 di derivazione moto anche un po' più potenti, però molto più potenti in alto, e non hanno non schiena, mentre la schiena del tuo prodotto 350 è notevole, un motore sì, che fa metri. Comunque anche appunto il ragazzino che si avvicina al primo anno di corse riesce tranquillamente a guidarlo, col vantaggio di avere una ciclistica adeguata per affrontare un terreno come è stato quello di oggi, di Asti, dove abbiamo visto piloti che sono arrivati da tutta Europa su una pista impegnativa e se la sono cavata molto bene. E una volta finito la volontà di correre in QX3, allo stesso mezzo si ripristina il gruppo termico, cambiando appunto con la parte solo del cilindro e pistone. Lui ha un bel 450 per utilizzarlo poi nelle categorie. Quindi, diciamo, l'uovo di Colombo, Ventura, sì. Perché è veramente l'uovo di Colombo. Sì, sì, perché appunto tutto questo, il veicolo appunto costa 7.890 euro, IVATO, e in effetti è un prezzo interessante. Ed è un veicolo comunque vincente. Ed è un veicolo, cioè 7.800 euro, signori, ma il veicolo è vincente, il veicolo non si rompe ogni gara. Cosa che invece capita con i 250 e 350, che sono veicoli da noleggio, vengono dati ai ragazzini per correre, arrivi a casa, non c'è più una parte del telaio sana, sì. Diciamolo, crepe da tutte le parti, cioè è anche pericoloso,
utilizzando un telaio del 450 si ottiene un veicolo sicuro, solido, sicuro, sì, studiato per sicuro. Correre, che è importante. E la disponibilità in un numero di esemplari è pronta l'azienda a fornirne la richiesta? Sì. Nell'arco di adesso, dalla prossima settimana, appunto, abbiamo fatto tre modelli, sono usciti i primi tre modelli. E quindi già accessoriati anche con... No, stock, poi il cliente decide come lui personalizzarselo, nel senso se vuole allargarlo con una sala di origine italiana o americana. Diciamo che alla tua professionalità dall'84 a lavorare sui mezzi Yamaha, che certo non è poca cosa. E di questi mezzi parliamo, di questo prodotto fatto per il mercato francese che voi avete preso e fatto vostro per la produzione di questo 350. Purtroppo in Italia Yamaha non è interessata a questo tipo di veicoli, mentre la Francia è molto più attenta. Questo è un prodotto che Yamaha ha messo in commercio anche nel mercato americano, perché in effetti c'era questa esigenza di avere un prodotto racing a un prezzo abbordabile, e in effetti è stato un gran successo in Francia. Appunto, da gennaio a oggi ne hanno venduti più di 400, che è un gran numero considerando un prodotto racing, signore. Perché in effetti dà la possibilità a chiunque di iniziare con una cifra ragionevole. Esatto, e da questa derivazione si può passare al prodotto 350. È una buona base, come abbiamo fatto noi. Chiaramente ci sono i costi aggiuntivi della modifica per portarlo a 350, però rimane sempre un prezzo accettabile. Questo è senz'altro. Ricordiamo che l'azienda Quadi detiene le omologazioni praticamente per la maggior parte dei prodotti Yamaha, e quindi anche l'omologazione per quanto riguarda i 450 per poterli targare ed andare in strada. Un'ultima puntualizzazione sugli Yamaha 450. Come vedi invece i 450 veri del Team Quadi portati dai tuoi figli Ettore e Amerigo in questo campionato italiano, che di italiano definiamolo un campionato internazionale, perché ormai l'italiano è diventato solo una estrapolazione poi appunti della classifica reale, ma abbiamo visto veramente un'infinità di stranieri e anche stranieri numero uno in Europa. Ma questo, per quanto riguarda il nostro team, i nostri veicoli, sì, chiaramente Yamaha nella nuova versione del 450R non eccelle come prestazioni. E noi abbiamo appunto apportato delle nostre modifiche che lo rende un mezzo competitivo, a differenza del vecchio modello a carburatore, che era altamente competitivo a livello di motore e anche di ciclistica. Sul 450R hanno migliorato molto la ciclistica, hanno trascurato secondo me un po' il motore, che prevede appunto di due o tre preparazioni per renderlo al pari degli altri, col vantaggio però di Yamaha che appunto è un mezzo comunque che rimane sempre molto affidabile. E questo è importante. E questo è importante, sì, perché nel nostro sport non è che abbiamo dei grossi sponsor che supportano questo tipo di attività, allora anche avere un mezzo che insomma ti permette di fare la stagione senza grossi oneri è importante. Sì, perché le gare sono lunghe una dopo l'altra, le spese sono tante, vuoi le gomme e quant'altro il resto, se ci mettiamo anche un rinfresco di motore ogni gara, per il pilota diventa veramente bisogna avere delle spalle grosse. Ventura, ti ringraziamo ancora, sicuramente ci rivedremo a Fano e magari con un servizio ad hoc su questo nuovo prodotto 350 per permettere ai ragazzi di avere veramente un mezzo studiato per correre, da guidare, con il quale imparare a raggiungere i vertici dell'europeo. Ci vediamo a Fano allora. Grande Ventura, grazie.